Allora, stasera buonasera a tutti, parliamo di. Sono l'avvocato Cerchiara, spero che mi riconoscerete, e parliamo di qualche cosa di tecnico, e cioè la flat tax, la tassa piatta. C'è stato lo studio Leoni, che è molto qualificato, che ha fatto uno studio. Questa tassa piatta si applicherebbe praticamente a tutte le principali imposte del nostro sistema tributario, IRPEF, IRES, IVA. Viene abolita l'IMU e l'IRAP, e poi co contiene un minimo vitale da assegnare a chi non raggiunge determinate soglie di reddito. Questo perché potrebbe essere una soluzione? Perché è stato oggetto di studi molto approfonditi questa flat tax. Peraltro, c'è stato un partito, la Lega, che l'aveva proposto proprio come mezzo. Ripeti chi l'aveva proposta? La Lega. La Lega, perché si sente male, non devi specificare Sì, poi bene ci sono le cose. anche altri partiti che l'hanno ripresa, magari con percentuali differenti, perché questa percentuale che si dovrebbe pagare qui è nello studio nell'approfondimento dello studio Leoni, il 25%, quindi può variare. Però il principio è molto importante, perché è un'unica imposta che praticamente, quindi è difficile per me spiegarlo perché non sono un economista. Tiene conto delle imposte che già ci sono, elimina quelle che devono essere tolte, che sono le più antipatiche. E se ristabilisce i criteri di equità e soprattutto praticamente Le rafforza. tasse uniche furono tra l'altro applicate in Italia negli anni 30 e 40, ricordiamocelo bene. E poi nel dopoguerra c'è stato un momento in cui la tassa era del 5%, le cose di questo genere. Appunto, invece adesso siamo al punto 50, Appunto, no, oltre il 60-70. appunto. Ristabilisce il principio dell'articolo 36 della Costituzione, che ciascuno deve partecipare alle spese praticamente della collettività in ragione della propria capacità contributiva. E questo è un principio basilare, fortunatamente sancito dalla nostra Costituzione, ma spesso non rispettato. Equitalia non l'ha rispettato, ha fatto chiudere migliaia di imprese, ha fatto uccidere tantissime persone, ha messo al tappeto persone Perché individuali. lo scopo era quello di distruggere il ceto medio italiano. Lo scopo è quello. Il progetto che è stato portato avanti dagli anni 90 in poi è la distruzione del ceto medio italiano e la sostituzione della popolazione italiana con la popolazione africana. Questo è un progetto vero, di cui si conoscono bene le origini, oltretutto. Ecco, io non sono sicuro di questo, ma tutte le Gli appuntamenti in cui io mi sono dedicato alla questione migrazioni, non ho detto questo, ma ho detto tante altre cose che vanno aggiunte a questo. Adesso, per quanto riguarda questa, poi c'è qualche altro elemento che riguarda questa flat tax, che praticamente concede un minimo praticamente alle persone più deboli. Questo è un altro elemento molto positivo. Ora, sinceramente, i rapporti tra reddito di cittadinanza, che è un fatto molto positivo, e che altre formazioni stanno perseguendo come loro obiettivo. Ci dovrebbe essere una manifestazione in atto proprio oggi a Roma, a favore del reddito di cittadinanza, proprio Questo oggi. in realtà la flat tax è un po' una via di mezzo, perché riuscirebbe in parte anche a realizzare in parte. Però adesso lo studio tra questi sistemi che praticamente cercano di risolvere i problemi e positivamente cercano di risolverli, io sinceramente non sono in grado di farlo. Però posso dire una cosa: che se una di queste due misure fosse accompagnata dalla riproposizione della legge Glass-Steagall, che stabiliva la differenza tra. Beh, è incredibile e tu giustamente hai fatto riferimento alla Glass-Steagall. Perché? Perché è dagli anni 70 del precedente secolo che Lyndon LaRouche, un grande uomo politico americano del Partito Democratico, è già più volte candidato alla presidenza del Partito Democratico, è da quell'epoca che Lyndon LaRouche, che poi l'hanno accusato delle peggio cose, è stato costretto a scappare. Adesso ha una 95ina d'anni, ma è sempre battagliero sulle barricate. Che ha dichiarato che uno degli elementi imprescindibili della risoluzione del problema è la separazione dalle due A tipologie di onore banche. del vero, il Movimento 5 Stelle l'ha proposta. Adesso
che lo ripetiamo che cos'è la legge certo. Stiglitz, la distinzione tra banche d'affari e banche di interessi, salvò il mondo, non solo l'America, con la crisi del 1929. Lo salvò perché fare questa distinzione impedisce alle banche di poter gestire il denaro delle persone normali per fare operazioni finanziarie esattamente corrette, tossiche e via. Che sono quelle che hanno portato al casino sì, che noi quelle. Viviamo oggi, dove poi praticamente cosa succede? Che le stesse persone, i servi dei finanzieri che hanno in mano il potere, fanno delle leggi per cui i cittadini truffati sono quelli che devono pagare le banche e ricostituire sì. quello che finanziarie. I gestori delle banche si sono messi in tasca tranquillamente, senza che nessuno né gli abbia pensato di metterli in galera né di riprendere i soldi. Assolutamente. Quando le operazioni di elevatissimo importo, importi talmente elevati che il PIL degli Stati Uniti annuale è una cifra ridicola, se le operazioni vanno bene loro intascano, se vanno male cioè ne